Silvio sicuramente sarebbe entusiasta dell'edizione 2020 e come anche dell'edizione passata 2019, ma credo comunque tutte le 5 edizioni fatte in questi anni. Mio padre è stato nella Rally d'Alba da sempre, da quando è nato, più di 20 anni fa, quando poi è ricominciato negli anni 2000 fino alla sua scomparsa nel 2009. Nel 2008 il Censatore di Team l'ha ripreso, noi l'abbiamo ripreso perché faccio anch'io parte adesso del Censatore di Team. Prima ero solo un ragazzino che aiutava 15 anni fa, e quindi sicuramente penso che sia molto molto fiero di quello che è stato fatto e che continuiamo e speriamo e sicuramente continueremo a fare il prossimo anno. Quest'anno qualcuno l'ha definito mondiale, perché in un certo senso lo era, con i grandi campioni che hanno corso ad Alba poteva considerarsi tale. Pensavo onestamente che noi fossimo in grado di gestire una cosa così grande, e queste macchine non potevano correre in Italia, quindi abbiamo dovuto interagire con la federazione. Siamo riusciti, grazie all'impegno di Daniele Settimo, che è presidente della commissione Rally, ad ottenere una deroga per far correre queste macchine. Andrea Adamo ha detto che tutto è nato da una battuta di Alessandro Gallo, che lo scorso anno a un certo punto ha detto: più di così non possiamo fare, e l'ha preso in parola e ha deciso di portare ad Alba un bel po' di piloti, a partire dal campione del mondo Tanak, ha portato Neuville, ha portato Sordo, ha portato Brin, che poi ha vinto il rally, e è arrivata anche M Sport con una Ford Plus, e ha portato tanti altri piloti che corrono abitualmente nel WRC2, piloti giovani molto forti con le Hyundai R5, piloti che sicuramente faranno parlare di sé nei prossimi anni, perché comunque Adamo ha un grande fiuto per questi piloti. Bisogna dire che abbiamo un ottimo rapporto con tutte le amministrazioni comunali, che fin dall'inizio hanno creduto in noi, e quello che è strano e che dà da pensare è che di anno in anno il rapporto è migliorato. Forse nel momento in cui ci siamo trovati il giovedì mattina in Piazza Castello a Torino, nel salotto della città di Torino, abbiamo incominciato a capire la portata del nostro evento, perché scaricare dalle bisarche le WRC Plus e posizionarle in Piazza Castello a Torino ci ha dato un senso, ci ha dato il senso di quello che stavamo realizzando. Vedere le massime autorità regionali, il governatore della regione Piemonte, il vice governatore che sono scesi a salutarci, ad accoglierci, ci ha fatto sentire importanti e gratificati sicuramente, e ci ha dato modo di proporre questa immagine in tutto il mondo, e penso che anche noi siamo riusciti a essere un volano per trasmettere l'immagine della città di Alba, del Piemonte, dell'Alta Langa, non dimentichiamolo, dove svolgiamo tutte le nostre prove. Abbiamo fatto un po' da volano per far conoscere di più le nostre zone. La città di Alba ci ha sopportati e supportati, e quest'anno c'è stata la novità di Cherasco, che ha colto l'occasione dei 10 anni della BRC per realizzare una partenza il sabato sera con effetti speciali.
Quando siamo partiti nel rally di Alba all'inizio abbiamo voluto fare una cosa un po' più diversa, quindi abbiamo voluto fare un rally e un evento collaterale che era l'RA Show, dove era una sorta di esibizioni, dove c'era la prova spettacolo, dove era una cosa che abbiamo voluto dare un valore aggiunto al rally di Alba facendo una cosa diversa. Questo tirava tanti appassionati di drifting, tanti appassionati di rally, diciamo, più spettacolare, oltre proprio al discorso della prova spettacolo del tempo. Quest'anno, per via del Covid, non abbiamo potuto fare l'RA Show, ma come tutti ben sappiamo abbiamo dovuto sopperire tanto al discorso Covid, quindi a livello di allestimento è stato uguale se non più faticoso. In più, purtroppo l'allestimento per l'RA Show poi dava una grande soddisfazione per noi organizzatori, per il pubblico e per tutto. Invece l'allestimento che abbiamo dovuto fare per il Covid era fine a se stesso, a dover mantenere le regole e la salute di tutti noi. Nel 2015 sono stato convocato da un mio amico Marco Stropiana, e che mi ha fatto la domanda se volevo far parte della nuova, diciamo, avventura per la Cinzano Rally Team. E devo dire che sono stato veramente emozionato e, diciamo, ben contento di questa sua fiducia che ha dato nei miei confronti per far parte di questo magnifico team, perché è un team magnifico, siamo veramente un gruppo di amici affiatati che anche al di fuori della gara diciamo ci troviamo molto bene, anche perché comunque per questa gara, cioè, non so se qualcuno ha detto, ma noi lavoriamo praticamente tutto l'anno, finita la premiazione sono 10-15 giorni di pausa e poi si comincia da subito a ripensare all'edizione futura. Mi rendo conto che siamo a un buon livello, non per vanto, ma per realtà, perché ci costa fatica e soldi, però comunque siamo avanti. Sono 5 anni che sono, diciamo, nell'organizzazione del Rally di Alba con la Cinzano Rally Team. Quest'anno secondo me è stata l'esperienza più bella, è stata la più dura perché iniziamo ad avere qualche responsabilità, però è stato allo stesso tempo molto divertente ed è stato bellissimo perché la compagnia che avevamo, che era con noi, era tutta giovane, diciamo, e questo ci ha permesso di divertirci tutti insieme, di portare a termine i compiti che ci erano stati assegnati. Siamo un gruppo bello di amici e lavoriamo insieme tutto l'anno per questo e alla fine la soddisfazione è incredibile. La gestione di un team come può essere Hyundai Motorsport o M Sport al nostro rally è stato per certi versi molto più semplice di quello che ci si può immaginare. C'è una grandissima attenzione al dettaglio, quello logicamente è una condizione più che normale per loro. La condizione sine qua non di organizzare un rally e la passione. Senza passione non si va da nessuna parte. Io ho avuto la fortuna di conoscere e di vivere molti momenti con Silvio Stropiana ed è un po' colpa sua se oggi sono qua e siamo qua tutti insieme a parlare di questa gara che con grande fatica e con grande orgoglio stiamo portando avanti. È una passione se lo vai a vedere, è una passione se lo organizzi, è una grandissima fatica se ci sei in mezzo.